Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Itinerari Domenicali. Torniamo insieme per affrontare un tema più nello specifico che abbiamo trattato anche in passato ma che oggi torna ad attualità per una serie di circostanze. Parliamo della povertà, un tema sicuramente molto vasto, molto complesso, ma l'occasione ci è data da un evento che ci pone dinanzi ad una figura che con i poveri ha sicuramente come dire, costruito anche il suo cammino verso la santità. Parliamo di Don Antonio Silvestri, servo di Dio, del quale si è aperta la causa di beatificazione e canonizzazione. Una figura questa di sacerdote che è stata definita come figura legata in modo particolare ai poveri, ai dimenticati. Ma poi entreremo nel merito della povertà più in generale anche grazie ad un rapporto che la Caritas ha appena stilato, del quale appunto sono emersi dei dati significativi. Lo faremo nella seconda parte del nostro programma, ma è il momento di vedere innanzitutto in generale attraverso un servizio quali sono gli aspetti legati a questo tema così delicato. Cos'è la povertà? La povertà è una realtà complessa che non si limita solo alla mancanza di reddito o di beni materiali, ma include anche l'assenza di accesso ai servizi essenziali come l'istruzione, la sanità, l'acqua potabile e un'abitazione dignitosa. Le cause della povertà sono molteplici. E tra queste possiamo citare le crisi economiche, le guerre, i cambiamenti climatici. I cattolici, ispirati dai principi della dottrina sociale della Chiesa, hanno un ruolo significativo nell'aiutare il prossimo. Il Vangelo invita i fedeli a seguire l'esempio di Cristo, che ha mostrato amore e compassione per i poveri e gli emarginati. Papa Francesco, in particolare, ha sottolineato l'importanza di una Chiesa povera per i poveri, esortando i cattolici a impegnarsi attivamente nella lotta contro la povertà e l'ingiustizia sociale. Uomini e donne di buona volontà che offrono una vasta gamma di servizi, che includono la distribuzione di cibo, vestiti e medicinali, l'assistenza abitativa, l'istruzione e la formazione professionale, e si impegnano inoltre in attività di promozione di politiche pubbliche più giuste ed eque. La Caritas, ad esempio, opera in oltre 200 paesi, fornendo supporto a milioni di persone attraverso programmi di sviluppo sostenibile, emergenza e assistenza sociale. Il ruolo dei cattolici nell'aiuto del prossimo non si limita però alle organizzazioni. Anche le parrocchie e le comunità locali giocano un ruolo cruciale. Attraverso le attività di volontariato, le raccolte fondi e l'educazione alla solidarietà, i cattolici possono contribuire direttamente al miglioramento delle condizioni di vita dei meno fortunati. Inoltre, le scuole e le università cattoliche svolgono un ruolo importante nell'educazione delle nuove generazioni, alla responsabilità sociale e all'impegno civico. L'approccio nei confronti della povertà è anche un richiamo alla conversione personale. Ogni fedele è chiamato a riflettere sul proprio stile di vita e a compiere scelte che favoriscano una maggiore equità e giustizia sociale. La povertà non può essere combattuta solo con interventi esterni, ma richiede un cambiamento profondo delle coscienze e delle strutture sociali. E torniamo dunque insieme per parlare di una di queste figure che sicuramente, anche se lontana nel tempo, si ricollega a quanto abbiamo appena spiegato. Il dovere di ogni cattolico, di ogni uomo di fede è quello di essere accanto ai più deboli e più bisognosi, e in questo sicuramente la figura di Don Antonio Silvestri è esemplare, tanto è vero che, come dicevamo all'inizio, si è aperta la causa del processo di beatificazione e canonizzazione. E noi siamo in collegamento con Luigi Palumbo, che è priore della Confraternita di Sant'Eligio, e con uno storico che ci parlerà più nel dettaglio appunto di questa figura. Ma intanto salutiamo il signor Luigi, lo ringraziamo per la sua presenza e gli chiediamo subito appunto dove ci troviamo e soprattutto in quale contesto ha operato questo servo di Dio. Allora, buongiorno a tutti, e qui ci troviamo nella città di Foggia, esattamente nella chiesa di Sant'Eligio,
Sant'Eligio è stata la sede di Don Antonio Silvestri, lui fu il primo rettore della nostra confraternita. Quindi possiamo dire oggi che lui è stato il primo rettore, quindi importantissimo. Ecco, dal punto di vista storico, dicevamo accanto a lei c'è chi si occupa all'interno di questo processo, appunto appena iniziato, degli aspetti legati all'attualità, alla storia di questa figura. Ecco, la persona che le è accanto, Giuseppe Insera, che appunto è storico, perito storico della causa di Don Antonio Silvestri, a quale vogliamo chiedere appunto qualche riferimento biografico, ecco, qual è il contesto sociale in cui ha operato. Don Antonio ha operato a Foggia a cavallo tra il 1700 e il 1800, in un contesto sociale caratterizzato da una profonda, diffusa povertà. Ed è stato in un certo senso il precursore del welfare qui nella città di Foggia. Basti pensare che la sua prima iniziativa di carità, diffusamente richiamata dai testi, dalle cronache dell'epoca, fu l'istituzione di un ospedale per le donne anziane. Ospedale ubicato in Via Appi, che di fatto poi costituisce il primo nucleo di quelli che diventeranno decenni più avanti gli ospedali riuniti di Foggia. Il priore prima faceva riferimento però a Sant'Eligio, dove l'attività di carità di Don Antonio Silvestri ebbe modo di estrinsecarsi in maniera più lampante, con la costruzione di un conservatorio dedicato alle giovani donne in difficoltà, successivamente aperto un po' a tutte le donne. Quindi, anche il fatto di questa particolare attenzione che Don Antonio gli poneva è sintomatico di un personaggio di grandissima caratura dal punto di vista spirituale. Il dato però più interessante, forse da mettere in luce, è che per fare tutto questo non aveva alle spalle particolari opportunità. Raccoglieva le persone. Basti pensare che appunto il conservatorio attiguo alla chiesa di Sant'Eligio, che oggi purtroppo versa in condizioni abbastanza di dissesto, successivamente diventerà carcere. Ecco, questo conservatorio venne costruito con la partecipazione della comunità. Chi poteva prestava le proprie braccia, ed è stata questa appunto una figura carismatica che ha contribuito in maniera, credo, decisiva a tenere assieme un tessuto sociale civile che altrimenti si sarebbe disconnesso facilmente. Ecco, uno degli aspetti che colpisce maggiormente dello stile di vita di questo prete dei poveri è sicuramente quello che rimane più impresso, una sobrietà di vita esemplare. Beh, sobrietà di vita, basti pensare che le cronache dell'epoca lo riferiscono indossare sempre lo stesso abito, calzare delle pesanti scarpe chiodate con le quali andava in città, trainando un carretto che fungeva da collettore di tutte le elemosine, delle cose che lui riusciva a recuperare e che spesso portava di persona ad un'altra categoria di persone alle quali era particolarmente affezionato, i detenuti. Questo ci dice appunto quanto importante sia stata la sua azione. Vorrei ricordare un altro elemento, egli è stato era seguace di San Filippo Neri ed è stato il fondatore del primo oratorio della città di Foggia, che è proprio il locale, questo locale che ci ospita. Era comunque una figura di straordinaria e intensa spiritualità, che però faceva del fare uno dei tratti costitutivi della sua opera e della sua missione pastorale. Ecco, un legame questo che inizialmente si è sviluppato anche con i cappuccini, se non ricordo male.
Sì, i cappuccini sono qui vicini alla chiesa di Sant'Anna e Cappuccino fu anche il promotore di fede che venne nominato all'epoca. È il caso di precisare che il processo di canonizzazione che inizia in questo frangente in realtà riprende. Perché un primo processo di canonizzazione fu avviato ad una certa distanza dalla scomparsa di Don Antonio, una cinquantina d'anni dopo, però poi si arenò probabilmente per ragioni dovute alla malferma condizione sanitaria del postulatore. Però il promotore della fede era un cappuccino. D'altra parte, qui ci troviamo a due passi dalla chiesa di Sant'Anna, dal convento dei Cappuccini, dalla chiesa delle Croci. Questa chiesa meravigliosa, la chiesa di Sant'Eligio, è, come posso dire, un crocevia di fede, di storia, di cultura che speriamo possa essere rivitalizzato e valorizzato anche da questa importantissima fase che si apre per la città di. Ed è sicuramente l'occasione propizia a un momento anche di approfondimento e di conoscenza di una figura ancora forse poco conosciuta, se non nell'ambito appunto strettamente foggiano. Ma restiamo invece in quella che è la realtà, l'attualizzazione del pensiero e dell'opera di Don Silvestri. Ecco, parlavamo della confraternita di Sant'Eligio. Ecco, al priore, quali sono le attività in cui siete impegnati, oltre a quelle ovviamente più prettamente spirituali e religiose? Allora, noi nella nostra confraternita, come confraternita, portiamo avanti anzi, incominciamo a dire che non è la chiesa di Sant'Eligio. Questa chiesa è intitolata Santa Maria di Loreto. Noi siamo ospiti, diciamo, tra virgolette, la nostra confraternita è ospite nella chiesa di Santa Maria di Loreto, dove noi veneriamo, Santa Rita d'Acascia. Quindi diciamo che diverse attività, noi ci occupiamo anche in periodi dell'anno di dare assistenza con materiale per gli anziani, per i poveri, per gente che ha problemi e ha difficoltà per quanto riguarda i viveri. Quindi facciamo raccolta viveri, distribuzione di viveri, cioè quello che noi riusciamo a raccogliere nelle nostre possibilità. Ecco, un aiuto concreto, come dicevamo anche all'inizio del nostro programma, attraverso il nostro servizio, esemplare di quello che un uomo di fede può fare, soprattutto per i più bisognosi. Ecco, io intanto vi ringrazio per la vostra disponibilità, per averci dato l'opportunità di aprire questa finestra oggi dedicata a Don Silvestri, del quale sicuramente continueremo a seguire le vicende attraverso questa causa che speriamo possa portarlo presto agli onori degli altari. Grazie ancora di cuore e buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie. Arrivederci. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torneremo insieme. Nella seconda parte, come vi dicevo, entreremo nel merito del rapporto Caritas dedicato alla povertà. Vogliamo dunque parlare della povertà, questo fenomeno sociale che oggi ha raggiunto dei livelli davvero alti e lo facciamo attraverso un report della Caritas italiana che ha analizzato i dati relativi a questo fenomeno. Lo facciamo attraverso chi l'ha realizzato, la co-curatrice, l'autrice del report, Federica Delauso, che è sociologa presso la Caritas italiana e si occupa appunto di un tema che ha davvero delle prospettive purtroppo pessimistiche, soprattutto per il futuro. Ma entriamo nel merito di questo report, salutando innanzitutto la nostra ospite. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Innanzitutto, allora, partiamo da quanto evidenzia il report statistico Povertà 2024 di Caritas Italiana. Ovviamente il report si riferisce ai dati dell'anno precedente. Assolutamente sì, presentiamo i dati del 2023 e ci siamo focalizzati sulle persone che hanno fatto riferimento al circuito delle Caritas diocesane e parrocchiali in Italia. Abbiamo incontrato in questo anno circa 270.000 persone. Si tratta sostanzialmente di 270.000 famiglie, perché l'accompagnamento delle Caritas risponde sempre a un'esigenza di tipo familiare, mai di tipo individuale. Quindi è un numero veramente elevato, che è cresciuto rispetto al 2022 del 5% circa, e comunque un dato esorbitante, ma che dobbiamo sottolinearlo, fa riferimento solo ai centri di ascolto, ai servizi che sono in rete con la raccolta dati. Circa 3.000 centri di ascolto, servizi sparsi in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, che però non corrispondono alla totalità dei servizi della rete Caritas. Quindi, pur essendo un numero così alto e così impressionante, diciamo, rappresenta comunque una sottostima delle richieste d'aiuto. Quindi sicuramente un dato che fa pensare. È un dato che ci dice, un po' come accennava lei in apertura, che la povertà tende ad aumentare di anno in anno. Ecco, anche Istat ci dice che ogni anno si tocca in qualche modo l'anno record della povertà. Secondo i dati della statistica pubblica, risulta in uno stato di povertà assoluta un residente su 10. Quindi il fenomeno è diventato ormai strutturale, non si può più parlare di una povertà come di un fenomeno emergenziale, ma appunto fa parte del nostro paese, e quindi dobbiamo affrontarlo e contrastarlo proprio come un aspetto strutturale e non più appunto emergenziale. Servono delle risposte strutturali. Ecco, quando parliamo di povertà, per entrare sempre più nel merito di questo tema così delicato, cosa intendiamo? Sicuramente come Caritas noi incontriamo tante storie di fragilità che corrispondono a una fragilità economica. Accanto alla fragilità economica però si associano molto spesso tante altre forme di vulnerabilità. Quindi sicuramente c'è una scarsità di reddito, un reddito insufficiente. Ecco, pensate che le persone che si rivolgono a noi hanno un livello di ISEE familiare pari a 4.300 euro, quindi comunque un livello di ISEE molto molto basso. Non mancano anche le situazioni di persone che hanno il livello di ISEE pari a zero, rappresentano circa il 12% delle persone che noi incontriamo, ma è bene sottolineare appunto che accanto alle fragilità economiche molto spesso si associano, ci sono anche delle altre forme di vulnerabilità, come il problema occupazionale, il problema casa, problemi familiari, problemi di salute. Quindi ecco, si parla sempre più spesso di una povertà multidimensionale, che tocca chiaramente l'aspetto economico materiale, ma non è solo questo. Ecco, noi vediamo delle persone che noi incontriamo presso i centri di ascolto e servizi Caritas che quasi 2 su 3 presentano bisogni multipli, quindi diciamo il problema della sola povertà economica rappresenta solo il 40%, tocca solo il 40% delle persone che noi incontriamo. Per tutte le altre situazioni si cumulano, appunto, dicevo, storie complesse che possono portare anche a una cronicizzazione del bisogno. Ecco, una cosa che abbiamo evidenziato in questo report è che rispetto al 2022 sono diminuiti i nuovi ascolti, ma sono aumentate invece le storie di fragilità croniche e intermittenti. Ecco, quindi questa complessità può portare anche a una cronicizzazione del bisogno. Entrando nello specifico di questo report, ovviamente ci sono diverse categorie, partendo dagli stranieri, ecco, l'incidenza della povertà, su quali gruppi, su quali realtà, ecco, incide maggiormente?
Sicuramente gli stranieri rappresentano, anche l'Istat ce lo dice, la fascia di popolazione più compromessa. Ecco, tra gli stranieri risulta povero, ci dice l'Istat, risultano poveri due nuclei su tre, quindi praticamente diciamo una percentuale molto molto alta. Per quanto riguarda le persone che noi abbiamo incontrato come Caritas, ecco, anche noi vediamo sicuramente una situazione più precaria, più difficile per le famiglie di origine straniera. Sono famiglie che hanno molto spesso figli e figli minori, e sono famiglie che sono anche penalizzate da un punto di vista dell'occupazione, perché hanno lavori più precari, lavori più umili, difficilmente riescono, anche per un problema legato all'istruzione, a raggiungere, no, delle posizioni lavorative in qualche modo più elevate. E rappresentano, per quanto riguarda la totalità dei nostri assistiti, circa il 57% del totale, anche se vediamo delle forti differenze tra nord e sud del paese. Ecco, nel centro-nord le persone che noi accompagniamo sono per lo più straniere, al contrario nelle aree del mezzogiorno, quindi sud e isole, c'è una prevalenza di persone di origine italiana. Sicuramente quindi c'è, ripeto, una maggior precarietà e vulnerabilità per gli stranieri, ma incontriamo anche tante, appunto, persone di origine italiana, soprattutto se parliamo di persone che sono più avanti con l'età. Ecco, abbiamo realizzato un focus quest'anno anche su le persone di over 65, quindi gli anziani, che abbiamo di fatto visto che sono cresciuti nel corso degli anni, e sono cresciuti soprattutto nelle aree del mezzogiorno. Ecco, è chiaro che lì, tornando un po' al tema delle dimensioni della povertà, si associa una precarietà economica anche a problemi relazionali, a problemi legati alla solitudine, quindi insomma chiaramente il tema degli anziani solleva tante altre riflessioni che chiamano in causa anche gli aspetti relazionali, appunto, della povertà. Rispetto comunque alle persone che noi incontriamo, ecco, accanto alle persone sole e anziane, però dobbiamo dirlo, ci sono tante famiglie che fanno fatica, tante famiglie con bambini che fanno fatica. Ecco, purtroppo nel nostro paese l'incidenza della povertà risulta molto più alta proprio tra i minori, quindi diciamo questo è un po' un paradosso, perché in qualche modo significa penalizzare le nuove generazioni, e anche qui sperimentare una situazione di povertà quando si è piccoli, tutto questo va a compromettere il futuro di questi ragazzi. Anche dal punto di vista psicologico. Assolutamente, abbiamo realizzato anche un focus sulle famiglie con bambini 0-3, e da questo punto di vista la letteratura ci dice che i primi 1000 giorni di vita rappresentano, diciamo, gettano un po' le basi dello sviluppo fisico, psicologico, relazionale, dello sviluppo cognitivo. Quindi vivere in una situazione di povertà in questi primi anni di vita in qualche modo significa compromettere la crescita di questi ragazzi, e quindi compromettere anche il loro futuro. Ecco, su questo, diciamo, ci battiamo molto come Caritas, perché abbiamo visto che molto spesso la povertà di fatto è una povertà che si tramanda di padre in figlio, quindi è essenziale spezzare queste catene di povertà intervenendo proprio laddove ci sono figli e figli minori, insomma, quindi cercando in qualche modo di evitare che questa povertà, appunto, si tramandi, intervenendo soprattutto sugli aspetti socioeducativi. Ecco, perché ricordiamolo, anche l'istruzione rappresenta un elemento importante per la crescita, ma anche proprio per il superamento di situazioni di vulnerabilità. Noi vediamo che le persone che si rivolgono a noi hanno un livello di istruzione basso, ma questo purtroppo si lega alla famiglia di origine. E quindi c'è anche rispetto all'istruzione un circolo vizioso di povertà educativa che dobbiamo assolutamente spezzare. Tutto questo in qualche modo è l'unica via per garantire un po' l'emancipazione dal bisogno di queste famiglie. Questi sono i dati in generale, che comunque, appunto, tracciano un andamento, purtroppo, come dicevamo anche all'inizio, che va avanti sempre di più e ogni anno. Ovviamente l'ambito degli interventi necessari per contrastare questo fenomeno è un ambito che specificamente ecco, tratta un'altra realtà all'interno della Caritas, cioè politiche
e soprattutto soluzioni sono un ambito molto molto delicato, che non è questo il contesto per trattare, ma comunque quello che volevamo fare quest'oggi era dare un'idea di quella che è una realtà che spesso passa sotto traccia, se non fosse per questi momenti di sensibilizzazione e approfondimento che Caritas realizza attraverso il suo report. Sì, diciamo che l'intenzione è proprio questa. Noi dal 1996 che realizziamo questo, diciamo, degli studi, dei rapporti sulla povertà, proprio per accendere i riflettori sul tema, su questo tema, quindi cercare di animare le comunità cristiane, animare la società civile e in qualche modo sensibilizzare anche le istituzioni rispetto a questo tema. Quindi sicuramente ha una prevalenza animativa di sensibilizzazione, appunto di focalizzazione del problema, un problema che viene in qualche modo descritto non da universitari o centri di ricerca, ma proprio da persone, operatori e volontari che sono sui territori e che di fatto incontrano quotidianamente le persone in difficoltà. Ecco, ricordiamo oltre 270.000 persone incontrate da volontari, operatori a livello parrocchiale, a livello diocesano, che sono sparsi in tutta Italia. Ecco, quindi per questo rappresentano sicuramente delle informazioni inedite che possono dare anche degli spunti rispetto alla riflessione politica e istituzionale sul tema della povertà. Grazie a Federica De Lauso per averci dato questa opportunità quest'oggi. Grazie e buon lavoro a tutti voi di Caritas. Grazie a voi, una buona giornata. Il nostro appuntamento termina qui, alla settimana prossima.